Noi compagnoni di studenti vogliamo rivolgere un appello alle organizzazioni, ai collettivi studentesche e ogni singolo studentessa e studente per scendere in piazza il 15 novembre e per riappropriarsi delle proprie scuole. Abbiamo lanciato per venerdì 15 novembre uno sciopero studentesco nazionale in tutto il territorio. La nostra intenzione è in primis quella di opporci alla riforma valditara e all'operato del governo Meloni. Sulle riforme più importanti che stanno portando avanti, come quella dell'autonomia differenziata che va a spaccare il paese ad aumentare e istituzionalizzare le disuguaglianze. Oltre che ad opporci ad un disegno di legge infame che vuole silenziare il dissenso come il DDL 1660. Ma ci stiamo mobilitando anche per la scuola, per raccogliere e portare all'interno delle piazze fra gli studenti e le studentesse le nostre posizioni. Le nostre rivendicazioni, in primis sulla rappresentanza studentesca, c'è la necessità di restituire maggiore decisionalità a chi le scuole le vive in maggioranza appunto come gli studenti, alla questione del rapporto scuola-lavoro, dopo le vittime che ci sono state in alternanza scuola-lavoro, dopo l'alienazione e lo sfruttamento che questa comporta, è importante dire che va abolita l'alternanza scuola-lavoro e ogni sua forma, al suo posto vogliamo un'istruzione integrata che dia sì una formazione a saper fare, ma senza privati, in sicurezza e all'interno delle scuole. Pensiamo che si debba agire anche sulla digitalizzazione, sulla valutazione, sui programmi didattici, sul diritto allo studio per abbassare i costi del materiale scolastico che con l'inflazione stanno aumentando e per restituire un diritto allo studio in termini sostanziali anche a chi non se lo può permettere. E infine vanno messe in sicurezza le scuole, in primis attraverso investimenti sull'edilizia scolastica. Più della metà delle scuole non sono idonee al certificato antisismico per soprattutto nel meridione e nelle isole del nostro paese, è necessario andare a intervenire adesso, al più presto. Il nostro rapporto col ministro è quello al momento di uno scontro abbastanza diretto, perché da parte sua anche nei canali istituzionali di confronto come il FAST, il forum delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative, non c'è la volontà di confrontarsi. In oltre un anno solo due convocazioni a discapito di un regolamento che ne prevede una ogni quattro. E allora noi rispondiamo tramite la mobilitazione. Se le istituzioni, se il Ministero non vogliono ascoltarci tramite canali predisposti, ci riprenderemo tramite la piazza.